Per me si cerca pace, si cerca ritrovare se stessi, la propria anima. Io dico la mia anima qui trova pace. E così è. Facciamo un'esperienza di fede e appunto mio figlio l'ho chiamato Francesco perché un anno e mezzo fa siamo venuti qua con la nostra famiglia e degli amici e un mese dopo ho scoperto di essere incinta. Dopo i mesi di lockdown, con il convento sbarrato e pellegrini, le porte della Verna ormai da tempo sono tornate a spalancarsi ai fedeli ma anche ai semplici visitatori alla ricerca di un po' di relax o di una camminata nel cuore delle foreste casentinesi. Si cerca la tranquillità, e il fresco, noi siamo con i bambini, adesso li sto andando a cercare che li ho persi. Però soprattutto quello, l'aria pulita e il fresco. Quest'anno più che mai, insomma, in quest'estate così strana, post-Covid, tra voglia di andare in giro, ma anche il timore del contagio, le preferenze di molti turisti sono ricadute in contesti naturali. Il percorso del CAI, dobbiamo andare a Montepenna. Sentiero numero 52. Arte e spiritualità, ma anche natura. A Chiusi della Verna il turismo è indubbiamente sulle orme di San Francesco. Qui ci troviamo al santuario della Verna che quest'anno ha registrato un vero e proprio boom di presenze. Non lo so, ti dà un senso di tranquillità venire qua. Trovano molte bellezze naturali e soprattutto ancora qui c'è rimasta la traccia forte di San Francesco, quindi Lui ha un'attrattiva, è una calamita ancora, quindi cercano lui. Alla Verna veniamo mediamente due volte l'anno e veniamo l'ultimo giorno dell'anno perché per noi è un giorno particolare in cui ho perso mia madre e quindi è un modo per ricordarla. E poi veniamo prima di Ferragosto perché qui si sta sempre molto bene e si trova pace. Abbiamo constatato che ci sono stati molti più visitatori dell'anno 2019. Ora si è accentuata con l'ultimo problema del Covid, però diciamo ormai da anni si constatava che questo tipo di turismo, come viene chiamato il turismo lento, sia a piedi oppure anche attraverso e con la bicicletta, sta sempre prendendo più, diciamo, campo per quanto riguarda le zone come le nostre.